fuggitiva salì al soglio di Pietro portando con sé la sua profonda riflessione sul confronto tra il marxismo e il cristianesimo incentrato sull'uomo. Il suo messaggio è stato questo: l'uomo è la via della Chiesa e Cristo è la via dell'uomo. Con questo messaggio, che la grande eredità del Concilio Vaticano II e del suo timoniere, il servo di Dio Papa Paolo VI, Giovanni Paolo II, ha guidato il popolo di Dio a varcare la soglia del terzo millennio, che proprio grazie a Cristo egli ha potuto chiamare soglia della speranza. Sì, attraverso il lungo cammino di preparazione al grande giubileo, egli ha dato al cristianesimo un rinnovato orientamento al futuro, il futuro di Dio, trascendente rispetto alla storia, ma che pur incide sulla storia. Quella carica di speranza che era stata ceduta in qualche modo al marxismo e all'ideologia del progresso, egli l'ha legittimamente rivendicata al cristianesimo, restituendo la fisionomia autentica della speranza da vivere nella storia con uno spirito di avvento in un'esistenza personale e comunitaria orientata a Cristo, pienezza dell'uomo e compimento delle sue attese di giustizia e di pace. Vorrei infine rendere grazie a Dio anche per la personale esperienza che mi ha concesso di collaborare a lungo con il Beato Papa Giovanni Paolo II. Già prima avevo avuto modo di conoscerlo e di stimarlo. Ma dal 1982, quando mi chiamò a Roma come prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, per 23 anni ho potuto stargli vicino e venerare sempre più la sua persona. Il mio servizio è stato sostenuto dalla sua profondità spirituale, dalla ricchezza delle sue intuizioni. L'esempio della sua preghiera mi ha sempre colpito ed edificato. Egli si immergeva nell'incontro con Dio, pur in mezzo alle molteplici incombenze